Abramo, Elettra, Alice, Carlotta. Redazione Flash Giovani, inviate speciali a Repubblica delle Idee 2019. Specialissime. Stiamo andando, venite con noi. Ciao, sono Gianluca, lui è Tommaso e siamo due riders in rappresentanza di Riders Union Bologna. Innanzitutto ringraziamo la Repubblica delle Idee per lo spazio. Noi appunto siamo fattorini che si sono organizzati ormai da 2 anni, cioè noi lavoriamo con dei contratti fasulli, siamo considerati dei lavoratori autonomi e allo stesso tempo non abbiamo nessun tipo di tutela. Ad esempio appunto ci sono stati negli ultimi 10 giorni 3 incidenti gravi in Europa in cui sono morte, hanno perso la vita 3 persone, 3 nostri colleghi, e quindi insomma ci siamo cominciati a confrontare, a organizzarci per provare a farci sentire e ottenere dei risultati concreti. Si è dato, diciamo, avvio a un percorso tra noi, Riders Union, il Comune di Bologna e le aziende del food delivery. Un percorso che ha portato alla stesura di una carta. La carta dei diritti fondamentali dei lavori digitali nel contesto urbano, perché ritenevamo che non dovessimo aspettare una normativa nazionale o un incidente mortale per capire che questi sono, oltre ad essere ciclisti, lavoratori e come tali devono avere dei diritti e delle garanzie. La carta serve a dare degli standard minimi di tutela, assicurazioni, retribuzioni agganciate al contratto collettivo nazionale, libertà sindacali. Ora, il nostro obiettivo è quello di estendere la carta anche alle altre piattaforme di food delivery che operano nel nostro territorio, ma dall'altra parte anche estendere la tematica a tutti i lavoratori della gig economy. Diciamo, rispetto insomma a queste anche magari seppur piccole vittorie, come sta continuando, diciamo, il movimento? Ma sostanzialmente le principali piattaforme del food delivery, come possono essere Glovo, Deliveroo, stanno continuando a peggiorare quelle che sono le condizioni lavorative. Proprio in questi giorni usciremo con una data forte di mobilitazione unica, cioè in contemporanea quel giorno, quindi come se fosse uno sciopero nazionale. L'obiettivo è di diffondere anche queste conoscenze. Chiediamo ai clienti, ma anche ai locali, alla cittadinanza in generale, di stare dalla nostra parte. Se possiamo iniziare, live, se si vede. Usciranno le storie. Chi può dirlo? Siamo anche molto contenti che Repubblica Bologna, cioè
vi ha riconosciuto. Che ci ha detto, scusate, ma di che TV siete? E noi, fingendo bellamente di essere una TV, di che punta? Perché noi siamo flash giovani e un po' tutti. Penso che sto vedendo Massimo Cacciari in arrivo. Massimo Cacciari? Un Massimo Cacciari selvaggio a fare. Non so. Usiamo la Pokéball. Oppure molto più. No, non vuole parlare. Ah no, non vuole. Attenzione, Massimo Cacciari dice no a medici ad emergency. Ad emergency. Ah, questa è la vera notizia. Un attimino in pausa perché la giornata è iniziata molto presto e ancora continua per parecchio. Però ci rivediamo questa sera alle 7 in Piazza Maggiore per l'eventone, signori. L'eventone! Esatto. Per i grandi nomi di Repubblica, editorialisti, giornalisti. E sarà un po' una sorta di vera inaugurazione. Porelli, certo che si beccano proprio il sole. Quanto amo. Incredibile, ma vera, siamo riusciti ad entrare nel backstage. L'inclusione è la carta d'identità della Costituzione, è l'articolo 3 della Costituzione. Rimuovere gli ostacoli significa cercare di includere le persone il più possibile nello Stato democratico e in un sistema di diritti civili e sociali che potenzialmente non escludono nessuno. Da dire come usciamo da questa drammatica. E per questo io credo che il governo non cadrà. A Salvini conviene condividere questa enorme responsabilità che rischia di far cadere il suo castello di carte. Va bene, facciamo.